a Vicenza è una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria. In pratica, noi questa è la seconda conferenza che teniamo. È già della prima conferenza che abbiamo tenuto a Marghera, abbiamo più o meno esposto gli stessi concetti. Però quando abbiamo fatto la conferenza a Marghera eravamo più anticristiani, cioè la conferenza di Marghera si è svolta sulle differenze filosofiche esistenti fra magia, stregoneria, paganesimo e cristianesimo. Per cui la conferenza fu una conferenza di contrapposizione. Questa invece del paganesimo politeista che teniamo a Vicenza è una conferenza dove si espongono essenzialmente i nostri principi, chiaramente sempre contrapposti perché la definizione del male ormai è abbastanza chiara, insomma, penso che i radioascoltatori lo abbiano capito. Però questa conferenza diventa anche un manifesto di costruzione del pensiero pagano e della stregoneria. In pratica non è mai esistito una struttura del pensiero pagano che fosse pubblica, ufficiale e determinata. Il paganesimo è sempre stato visto come una cozzaglia di cose diverse, senza mai trovare gli elementi di unicità all'interno del paganesimo e della stregoneria. Anche oggi esistono dei gruppi che si rifanno al paganesimo, che però cosa che fanno? Fanno operazioni del tipo mettere Odino al posto di Dio o mettere Zeus al posto di Dio, cioè fanno queste operazioni di traslazione che in realtà non è altro che lo stesso cristianesimo rimescolato in altro modo, in quanto non esiste la definizione di quelli che sono i contenuti del paganesimo e i contenuti all'interno dei quali si muove la stregoneria. Noi abbiamo una lettura della stregoneria che spesso deriva dalla tarda Grecia o dall'inizio del cristianesimo, dove lo stregone è quello che fa venire malattie, è quello che fa venire il terremoto, è quello che fa ammalare le vacche, è quello che attraverso le forze nere fa delle cose strane. In realtà la stregoneria è modificazione della persona, è costruzione dell'individuo nell'oggettività in cui si muove, cioè nel momento stesso in cui lui decide di costruirsi. Ed è importante stabilire questi presupposti. E lo stregone non agisce fermando il vento o facendo risorgere Lazzaro. Lo stregone agisce sui mutamenti, cioè sul sistema, sia nel sistema sociale che nella natura, che nel cosmo, fra virgolette, agisce agendo sui mutamenti, però i mutamenti non sono immediati, i mutamenti hanno una trasformazione, hanno un divenire, una progressione con cui manifestarsi. Spesso lo stregone a livello sociale non è che trasforma il sistema sociale, non fa altro che da catalizzatore delle linee di tensione e dei bisogni che ha il sistema sociale. In realtà è quasi un catalizzatore, non è uno che trasforma il sistema sociale o che fa delle cose strane. E alcune di queste cose si trasformano e si riproducono dopo nel tempo. Infatti la stregoneria ha un'azione molto lenta, ha generazioni su generazioni, per cui non è una cosa come viene dipinta in 7 giorni ti costruisco l'universo, appare luce o roba di questo genere. Queste sono delle merite cazzate di impotenti, cioè persone impotenti che affermano che si potrebbe fare questo, ma questa non è la stregoneria. La stregoneria è un atto di costruzione. Ed è qualsiasi atto di costruzione, cioè l'illuminazione e la costruzione della persona non è che necessariamente deve seguire un filone. Quando io ho cominciato il mio percorso da apprendista a stregone, io sapevo che in quel mo stesso momento, sia un po' prima, sia un po' dopo, altri percorsi da apprendisti stregoni erano in corso, anche completamente diversi dal mio. Vediamo un attimo. Pronto? In privato. Non prendo telefonato in privato, dopo la trasmissione va bene? A che ora? Alle 4:30 finisco. Volevo chiederti dei libri. Va bene? Dopo, d'accordo? Va bene? Ciao. Purtroppo mi sono impegnato a non prendere telefonato in privato, qualche volta lo faccio, lo so, raramente, specialmente quando c'è Francesco, magari qualche volta lo faccio. Però oggi sono da solo e già mi ero impegnato a non prendere telefonate in privato se non dopo la trasmissione, anche per non dare l'impressione di voler censurare delle persone, anche se dopo magari le attacco talmente duramente che non si fanno più sentire. Anche perché questa è una trasmissione abbastanza precisa, cioè porto avanti
delle idee e delle cose con una certa precisione e una certa insistenza. Per cui chiaramente chi telefona in questa trasmissione sa di trovarsi davanti una persona che ha delle idee religiose, delle idee sociali, delle idee di vita che sono abbastanza precise, per cui deve sapere di trovarsi davanti a questo. E un apprendista stregone è una persona che cambia sempre molto lentamente, cioè anche la scoperta del nuovo, la scoperta delle cose nuove nella vita, non è che le cambiano immediatamente il nostro modo di pensare, lo cambiano sempre lentamente, magari attraverso delle cose molto dure, molto difficili. Altrimenti non potremmo costruire il mondo, cioè non saremmo neanche degli apprendisti stregoni, saremmo dei farfalloni che vanno di palo in frasca. Bene, dicevo, quando io ho cominciato il mio percorso sapevo perfettamente che c'erano almeno moltissima altra gente che stava cominciando o che aveva già cominciato o che avrebbe cominciato altri percorsi che erano paralleli, che erano vicini, che erano simili ai miei. Per cui il respiro di libertà si esprime nelle persone in maniera diversa l'una dall'altra. Non esiste un'omogeneità di espressione, un'omogeneità di percorsi o di cammini. Perché? Perché il mondo in cui viviamo è fatto da tantissime cose e noi siamo limitati, nel senso che abbiamo un cervello, abbiamo delle sensazioni, abbiamo delle percezioni che ci permettono di afferrare delle sfaccettature, ma non di afferrare il tutto. E attraverso quelle sfaccettature che noi afferriamo, costruiamo noi stessi. Per cui, cosa significa questo? Significa che, essendoci molti percorsi, esistono anche molte idee, perché dopo il percorso costruisce delle idee, costruisce delle informazioni, costruisce dei principi, e questi principi prima o dopo devono diventare pubblici, devono diventare patrimonio del sistema sociale. Bene, il nostro percorso, quando il mio percorso insieme a quelli dei pagani dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti si è integrato praticamente diventando tutt'uno, abbiamo messo insieme il nostro patrimonio, la nostra ricchezza, e ha prodotto una certa percezione del mondo, ha prodotto un nostro modo di vedere il mondo, un nostro modo di sentirlo, al di là di come siamo riusciti a sentirlo. Perché quello che ho fatto io in stregoneria mi dà delle certezze a me personalmente, ma non posso dare delle certezze agli altri. E allora quello che io faccio in stregoneria lo trasformo in idee, lo trasformo in sensazioni, lo trasformo in principi. E noi trasmettiamo questi principi, trasmettiamo queste idee affinché le persone possano valutare se conviene muoversi con queste idee o se conviene muoversi con le altre idee, con idee diverse. Per cui noi, quello che noi abbiamo fatto in realtà, lo riversiamo alla nostra specie, noi lo mettiamo in campo e lo mettiamo in campo sotto forma di idee, di principi, di dogmi, di chiamatelo come volete, insomma. E questa conferenza espositiva ha il pregio di mettere in piazza la nostra struttura ideale. Chiaramente noi non vogliamo che uno che è in ginocchio davanti a un Dio creatore resterà sempre in ginocchio davanti a un Dio creatore, se non deciderà di percorrere un percorso attraverso cui liberarsi. Non è possibile che uno che è in ginocchio davanti a un Dio creatore dall'oggi al domani si converta al paganesimo. Perché? Perché esiste un divenire della persona, cioè la persona si trasforma lentamente. Vediamo un attimo. Pronto? Vorrei sapere qualche cosa. Dunque, mio papà voleva andare a Torino a studiare la mano nera. Cosa vuol dire? La mano nera? Sì. Voleva andare a studiare la mano nera e mia mamma gli ha proibito. E lei non sa il perché. Guarda, forse c'è un errore di informazione. Perché no, certo, è molto presto che noi eravamo piccoli, ma sentivo questo discorso. Allora, ecco, e io non so se ho preso da mio papà una roba l'altra, che quando mi sogno, io ho il libro dei sogni e mi si avvera quello che è scritto, capito? Quindi dice il sogno si avvera. Non so, è appunto che sto sempre chiedendo cosa vuol dire la mano nera, e mia mamma diceva non andare perché dopo tu dove vai in qualunque città, allora tu devi dire in questura dove vai, perché magari sparisce la roba e così. Io non so, non ho capito perché ero giovane quando è morto lui, ecco. Quanto tempo fa è morto? Mamma mia, del 38.
Del 38. Dunque, aspetta un attimo, io della mano nera so solo una cosa. Avevo 16 anni, ma sentivo questo discorso che parlavano loro due. Senti, io della mano nera so una sola cosa, che era un'organizzazione mafiosa. Ecco. Era un'organizzazione mafiosa. Quello mia mamma gli proibiva. Siccome lui era in ferrovia e una cosa l'altra, dice stai buono, stai lì, e tutto così, lui voleva la mano nera, ecco. Comunque da quello che so io è un'organizzazione mafiosa che è arrivata in America. La mafiosa, roba mafiosa no. Sì, penso di sì, forse quello. No, forse perché mio papà aveva gli occhi celesti, dopo una striscia marrone, allora dicono che quelli quando stregano gli avvera. Sia vera è quello che lui maledice. No, guarda, lascia, questa è pura superstizione, cose non vere, eh? No. Un conto è il tuo sognare, come tu hai imparato ad usarlo. Sì, perché quando mia mamma diceva, guarda, mi hanno detto così, chi è stata? Perché io mi sognavo di un serpente piccolo, grosso, vestito in nero. Allora gli dicevo, la signora tale. E lei rimaneva e dice, ma come lo sai? E io mi sognavo, ecco. E anche adesso mi sogno tante cose. Che adesso mi sogno magari di una gallina color noce mista così. Ora vado giù per le scale, incontro questa signora e dico, sa, mi sono sognata così. Dopo la guardo e vedo che c'ha la maglia lei. E la gallina sarebbe Pettegolezzi, no. Siccome io sarei molto... come si chiama? Non ambiziosa. Non voglio essere sottomessa, ecco. Beh, questo è giusto. Sì. Questo è il minimo. E sono una calcolatrice. Bene. Ecco, va bene. Mi scuso tanto. No, grazie della telefonata. Ti ascolto sempre. Grazie. Giorno e notte perché sono sola. Grazie. Tutta la radio, tutti la radio sono miei. Bene, la radio ti ringrazia. Il vostro e quello degli altri. Okay. Ciao, arrivederci. Chiariamoci una cosa, le persone possono benissimo usare anche il sognare per vedere certe cose. L'importante è non usare superstizione. Un attimo, vediamo. Pronto? Sì? Pronto Claudio? Sì, ciao. Sono io, ciao, come va? Bene. Sì. Senti, allora volevo dire il discorso tuo di prima. Senti? Sì, ti sento. Devo abbassare la radio? Prova tu un attimo. Aspetta. Facciamo così allora. Ok, dai. Pronto? Sì, pronto. Pronto? Si parla per telefono, dimmi. Pronto? Sì, mi senti? Sì, adesso sento. Perfetto. Era sparito l'audio. Sì, l'avevo levato io per parlare al microfono, ma... Sì. Dimmi. Allora. I campi di concentramento, cioè i campi di sterminio, sì. Sono l'esempio più eclatante dell'appropriazione, distruzione e della determinata volontà di strappare l'anima, come dici tu. Sì. Penso che su questo siamo d'accordo. E volevo chiederti, parlando di moneta, se ho ben capito... Sì. Se ho ben capito, allora chiunque si dia da fare senza però rincorrere il denaro, cioè che non diventi schiavo. Certo. Nei momenti di... che non ho capito bene, ma nei momenti di necessità, moneta aiuta queste persone. No, praticamente moneta dice questo, finché tu agisci con giustizia, no? Agisci per ottenere quello che tu hai bisogno senza distruggere gli altri, sì. Avrai sempre quello che ti serve. Ho capito. Questo è in linea di massima. Sì, beh, più o meno, sì. Cioè, questo viene nutrito da moneta. Ecco, allora adesso ho parlato, sì. Se avevi il tempo, se ne hai il tempo... E potevi magari spiegare un po' quello che hai detto l'altra volta, che era riguardo della mente che aiuta, ecco, non mi ricordo la divinità, della mente che aiuta le persone
ad essere più guardinghe, ai guardiani della mente. C'è l'altra, scusa. L'altra volta, scusa. Sì. È che un po' di mal di gola. Ostretta. Sì. Mercurio, Mater Matuta, l'altra volta. Sì, sì. Hai fatto un discorso che riguardava i nomi di guardiani della mente, che aiutavano le persone, cioè in questo senso, cioè essere più attenti. Aspetta, no, forse stai più, quando una signora mi ha telefonato, sì. Parlando di sua figlia. Esatto. Va bene. Esatto, senti, sì. Claudio, allora facciamo così. Io metto giù. Sì. E tu mi spieghi un certo. po', cioè se puoi approfondire un po' su Moneta e un po' sui. D'accordo. Su questo, ti abbraccio. Grazie, a te invece, ciao, grazie infinite, ciao. Prendiamo un attimo il discorso che ci ha chiesto l'amica Francesca, che è sempre molto. Dunque, l'altra volta c'è stata una signora che mi ha telefonato parlandomi di sua figlia e del suo sognare. E io in questo sognare lei aveva incontrato qualcuno che le aveva spiegato di non rivolgersi al catechista quando aveva dei problemi, ma di parlare direttamente a lui, e lei lo aveva identificato come se le parlasse Dio. Questa è una specie di condizionamento educazionale, nel senso che questa bambina sicuramente riesce ad espandere se stessa e riesce a entrare in armonia col circostante. Il circostante si è accorto di questo e ritiene la bambina preziosa, cioè ogni persona che riesce a percepire il mondo che ci circonda ci arriva in aiuto, cioè fa in modo che la nostra vita non sia un disastro, e si presenta con dei guardiani, fra virgolette. Chi sono i guardiani? Sono dei personaggi che noi troviamo anche nel Sentiero d'Oro, che hanno la predilezione di costruire libertà fra gli esseri umani. Esistono anche quelli che vogliono mettere in ginocchio gli esseri umani, per carità. Cosa fanno questi guardiani? Niente, semplicemente suggeriscono, danno delle idee, danno delle indicazioni, aspettano che la persona riesca ad alterare la percezione, come faceva questa bambina nel sogno che andava a trovare queste cose, e in quell'ambiente, che è in quello spazio che c'è fra la percezione e i mondi che ci circondano, c'è una specie di terra di nessuno dove esseri di energia, il circostante, gli alberi, cioè, ci possono parlare, cioè ci possono dare dei suggerimenti che noi attraverso il nostro condizionamento educazionale trasformiamo in parole, trasformiamo in idee, trasformiamo in immagini. Noi chiaramente non è che riusciamo a portare indietro tutto, riusciamo a portare indietro delle cose che però ci servono per vivere. In pratica questa bambina ha avuto il suggerimento di non parlare direttamente col catechista o col prete delle sue idee, perché il prete e il catechista avrebbero tentato di fregarla, mentre invece era bene che alcune cose se le tenesse e le elaborasse lei, che erano importanti per il suo divenire. Ecco, questa è la funzione che hanno questi guardiani, cioè non è altro che il fatto di costruire la libertà, cioè la libertà negli esseri umani è preziosa anche per il circostante, anche per le coscienze che ci circondano, cioè il divino circostante cura il divino umano, perché il divino umano è parte del divino circostante, e siccome è il divino umano che è in ginocchio sottoposto alla coercizione del potere di avere, il divino nel circostante fa quello che può per aiutare il divino umano. Chiaramente esistono nel circostante anche degli esseri che cercano di mettere in ginocchio gli esseri umani, dei lemuri neri, esistono degli spiriti neri che mangiano energia vitale stagnata, e questi si cibano di terrore, si cibano mettendo in ginocchio gli esseri umani, ma questo è un altro discorso. Comunque esiste questa contraddizione che fa parte di quello che chiamiamo normalmente il mondo della magia, cioè il mondo della percezione che ci circonda. Difficilmente riusciamo a superare questa specie di terra di nessuno, ci arriviamo col sogno, ci arriviamo in stati di percezione alterata, ci arriviamo con le febbri, cioè spesso arriviamo là, difficilmente riusciamo ad andare, però si può andare tranquillamente oltre con un po' di esercizio. Chi pratica yoga di solito va abbastanza più in là di questo, nessun problema. Per quanto riguarda il discorso di Moneta, il discorso di Moneta è un discorso, l'ho già detto questo, abbastanza particolare, cioè nel senso che noi affrontiamo, diamo un'altra telefonata e dopo vado avanti. Pronto? Sono la signora che ha telefonato l'altra volta. Sì? Proprio quella che tu adesso di chi sto parlando. Esatto. Niente, volevo dare un elemento in più, no? Sì. Ecco, il sogno di questa bambina, di mia figlia praticamente, ritorna sì con quello che hai detto tu, ma con un'immagine della natura, cioè questi guardiani, come dici sì? tu, gli danno in mano un piccolo albero e gli dicono: attraverso questo albero tu puoi, quando vuoi, venire da noi.
cioè era soltanto per così per ingrandire un po' la cosa. Ho capito. Per completarla, però io sinceramente non ho idea di cosa voglia dire. No, ma ha significato solo per la bambina, eh? Cioè non per noi, cioè i significati hanno sempre un carattere soggettivo, cioè, non è che hanno un carattere oggettivo. C'è un'immagine, no, nella regione romana, dove Carna riceve da Giano il bastone biancospino con cui difende gli usci dagli attacchi delle streghe. Ecco. Però è un'immagine, non è che uno va a prendersi un bastone di biancospino. Sì, in effetti è un'immagine, cioè è simbolica questa immagine. Sì, però quando la bambina, quando chi ha quell'immagine, la richiama alla memoria, no? Cioè anche nella vita di tutti i giorni, capisci? Se la richiami la memoria e senti l'energia crescere, cioè diventi più audace. Praticamente per lei questo sogno qua è proprio importante perché attraverso l'albero, sì? Ecco, lei gli viene in mente il sogno che ha fatto, gli viene in mente tutta questa cosa. Basta che lei pensi all'albero e gli viene in mente tutta questa certo. cosa. Certo, sì, sì, l'energia che cresce. Poi naturalmente sono cose sue, io non certo. vado a inoltrarmi, però così... È simpatico sapere, simpatico, non è il termine adatto, è bello sapere anche come i bambini riescano ad avere un loro rapporto col divino, esatto. Il loro rapporto, sì. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te invece. Ciao. Ciao. Va bene, abbiamo avuto la precisazione anche della signora. Cioè, in realtà noi non siamo soli, cioè nelle battaglie che noi facciamo non siamo mai soli. Ogni volta che noi facciamo un'azione emettiamo un certo tipo di energia vitale e a seconda della direzione e del tipo di energia vitale che emettiamo ci sono dei personaggi, degli esseri di energia, c'è un circostante che ci affianca. Noi non combattiamo mai le battaglie da soli. Vediamo un attimino. Pronto? Ciao. Ciao. Sono Miranda. Dimmi Miranda. Senti, quando che entro nel mio cimitero c'è due ingressi, ma su uno dove che entro c'è una tomba che mi fa anche un po' paura, senza croce, per terra che ci sta tre persone penso, però c'è tre bracci come fino al gomito, neri, con tre mani distanziate dall'una e l'altra, nere. Madonna, mi non so, ha un significato questo? No, per me nessuno. Ah... Cioè per me è una cosa che piaceva a chi che l'ha fatta e vabbè, fatti suoi, insomma, un significato per lui, ma... Pensavo che fosse un significato, perché non vedo né croce né un Gesù Cristo, niente, solo queste tre mani... Nella mia tomba non è stato un Gesù Cristo, neanche una croce, insomma. Ho capito. Vai tranquilla, insomma. Ah, ho capito. Ecco, tutto qua. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao. No, in effetti per chi non è avvezzo a cose diverse del normale qualcosa può impressionare. Ma vediamo un attimino all'immagine di Moneta. L'immagine di Moneta è l'immagine attraverso la quale l'individuo affronta un po' le contraddizioni della vita. Cioè, le contraddizioni della vita vanno affrontate soltanto per risolverle. Cioè, non vanno caricate di eccessivi significati o di eccessive cariche di energia. Si affronta la contraddizione, quando la contraddizione si è risolta ci si ferma un attimo. Vediamo un'altra telefonata. Maestro, buongiorno. Buongiorno. Ti sto ascoltando. Senti, se sei competente mi puoi parlare un po' di telepatia. Di telepatia. E secondo te esiste la telepatia, chi viaggia e cosa ne pensi? Sì, ti posso dire qualcosa? Non credo a niente, però telepatia che non è un buon cammino, è abbastanza. No, si chiamano empatia, va bene. Una cosa, mio figlio era militare, non doveva venire a casa per i primi tre mesi, e mi telefona la fidanzata e mi dice, non sento Massimo, è un tocco che non vedo, che non sento, quindi sta tranquilla, è in treno, mi dice, ero sveglia, che era mio marito Missingo, mi era in treno che arriva, io vedevo sentire in treno che arrivava per dirti, io penso che sia stata una empatia del figlio. Sì, no, empatia si chiama, cioè empatia, È il pensiero armonico, no? Cioè, fratello e tuo figlio, sì, ma anche con le piante, fratello e tuo figlio, c'è un rapporto che è talmente armonico, no? Cioè, vibrate talmente insieme, che alcune cose sue vengono passate a te, alcune cose tue vengono passate a lui. Cioè, specialmente fra persone che vivono vicini c'è questo tipo di trasferimento. Poi si può ampliare a seconda delle tue passioni, cioè se tu hai passione per tante cose, automaticamente crei dei legami e in questi legami tu riversi qualcosa a loro e loro riversano qualcosa a te.
Sì, un'altra volta alle 5 della mattina ero sveglia perché per il mio lavoro sono in pie, vedo mio zio con una pistola puntata addosso, era ancora militare. Telefono e gli dico: come che sta mio zio? Si va in formazione, non ero buona a dirmi, perché purtroppo sento tante cose così, sì, e scarto, ma non voglio sentirle. E ora mi dice: no, è tutto bene. Mi telefona mio figlio, che gli ha detto che telefonavo, che ho telefonato sarà stai fiede la mattina, e ha detto: mamma, dimmi come che ti sa sto fatto, come che avessi visto così. Sì, ma creature, okay. Che non sono mai cose piacevoli. No, ma l'empatia è sempre una cosa positiva. Ma mi mando via, non voglio. No, significa un legame. Non voglio essere niente di nessuno. E mando via. Vabbè, come vuoi. Se puoi parlare un po', se sai. Sì, vabbè, se riesco. E tanti. Sì, ma infatti. La pistola, voi dite Ave Maria, guarda che la pistola è addosso e si è matta. No, dico. La fatalità era vero. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Cosa abbastanza normale l'empatia, eh? Pronto? Oddio. Sì? Buonasera. Buonasera. Volevo dire che seguo sempre con costanza la vostra trasmissione. Sì? E sono padre Giuliano, quello dell'altra volta. Mi ero sbagliato con la persona, scusi. Non era lei. Comunque faccio gli auguri al ragazzo, là l'altro. Ah, ma non è mica niente, no, sai. No. Deve solo farsi una macchina nuova. Vabbè, problemi. Anche se magari gli argomenti non sono paralleli, le teorie, le idee, di sicuro è sempre bene, anche se ho studiato io teologia, vedere, verificare, confrontarsi. Volevo solamente dirti questo. Va bene. Complimenti, va bene? Grazie, arrivederci, salve, ciao. Pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao. Senti, adesso no, ma io un periodo di tempo, quando ero più giovane, quando che passavo per una strada, che dicevo, adesso arrivo su quel punto, là trovo un incidente. Sì. E là trovavo. Adesso vado che là mi succede sta roba qua. E là mi succedeva. Sì. Cosa vuol dire queste cose? È la tua capacità di sentire quello che ti attorno. È praticamente la tua capacità di dilatarti nel circostante, a modo tuo chiaramente, non è a modo mio, è a modo di un altro. Ma io guardo, già prevedevo, mettiamo da qualche chilometro, due prima. È la tua capacità di dilatarti nel circostante. In questo è abbastanza, è più normale di quanto si pensi. Soltanto che le persone lo vivono come una specie di dono divino, roba del genere. Ma è abbastanza normale che le persone abbiano la capacità di espandere se stesse. La direzione dell'espansione, dopo soggettiva, siccome non possiamo espandersi in tutti i sensi dell'universo, no? Si espandono dove avremo delle priorità o delle cose. Dopo ti dico un'altra cosa. Io per 5-6 anni da bambino ho sempre sognato su un argine pieno di serpenti e coccodrilli. Sì. Naturalmente quando che vedo fotografie ancora ora mi viene nausea. È una cosa spaventosa. Uno, ti dico un'altra roba perché dopo mi rispondi per telefono. Sì. Io sono stata perseguita per tanti anni, da bambina fino a qualche tempo fa. Sì. Prendimi fuori la diretta, se no mi dicono pazza. No, non ti preoccupare. Da spiriti. Da spiriti? Sì, anch'io. Io sono tu, cara. Ah. Anch'io, io sono tu. Ecco, e ora questo... Ho fatto un nome di combattimento a boccetta, era incredibile. Ho cominciato da 6 anni. Sì. 6 anni e mezzo avevo. Erano finiti verso i 12 e i 13. Sono finiti verso i 12 e i 13. Quando sono arrivate le mestruazioni più o meno? No, avevo 5-6 anni. No, hanno cominciato a 5-6 anni, ma sono finiti quando sono arrivate le mestruazioni? È finito da poco tempo che non lo vedo. Ah sì? Sì, continuano ogni tanto, continuano. Continuano fuori. Beh, tu sai sognare, cioè sei cosciente di sognare. Oh, guarda, io non li vedo in sogno, vedo veramente sveglia come adesso, in qualsiasi ora del giorno. Accidenti. Non è che io vedo i sogni, io li vedo sveglia, io cammino, io sono sveglia, si presentano davanti, questa è la cosa più... Sono fuori dalla diretta. No, sei proprio in diretta, amica mia. Sei in diretta. No, non volevo andare in diretta, sono la gente, è una cosa un po'... No, ma guarda che è abbastanza... Cioè, tu fammi una... Non sono spaventato per niente, perché io ormai... cominciato a abituarmi. Sì, ma infatti se tu gli fai una bella risata in faccia, o si cavano via o ti danno una mano, cioè non c'è nessun problema. Ho cercato di parlare assieme. No, ma non vale la pena di parlare. Di male, non mi hanno mai fatto niente. Sì, ma... Ma certamente sono cose un po' preoccupanti.
non volevo dire queste cose in diretta perché sono cose piuttosto personali, vero? Sì, non è roba da dire in diretta, gente. Comunque guarda, se ti consola, anche io ho fatto, ma io ho fatto combattimenti veri e propri, insomma, non solo. Tu mi rispondi per telefono. Va bene, vediamo cosa riesco a fare. Ciao. In effetti le persone fanno dei combattimenti che sono incredibili. A volte si rendono conto di chi hanno di fronte, a volte invece non si rendono conto di chi hanno di fronte e fanno lo stesso i combattimenti. Il fatto che la signora si rendesse conto che fossero esseri di energia, e questi non gli hanno mai fatto del male, perché essendo riconosciuti come esseri di energia non potevano infierire più di tanto. Però è abbastanza normale questo, eh? Tutti, come la bambina trova nel sogno i personaggi che l'aiutano, altri trovano invece o nel sogno o anche nella vita quotidiana degli esseri di energia che tendono a fregarli. Questo è abbastanza normale, cioè è più normale di quanto si creda. Il fatto di avere il concetto di Dio viene molto favorito da queste cose. Spesso questi elementi vengono trasformati in angeli, in diavoli, cioè vengono trasformati in tante forme del condizionamento educazionale. Bene, io dietro a me ho Mario che sta premendo. L'unica cosa che dovevo finire, non prendo più telefonate, l'unica cosa che dovevo finire era di spiegare l'immagine di Moneta alla nostra amica che aveva telefonato prima. L'immagine Moneta è una parte di Giunone che serve a costruire il nostro futuro. Cioè noi non possiamo affrontare la vita saccheggiandola, noi dobbiamo affrontare le contraddizioni della vita senza saccheggiare la vita, fermandoci subito dopo aver risolto la contraddizione. Questo è un atteggiamento da imparare, perché questo dà un certo tipo di energia. Cioè è diversa l'energia che emettiamo quando superiamo una contraddizione e poi distruggiamo, dell'energia che emettiamo nel momento in cui superiamo la contraddizione e ci fermiamo. Sono due tipi di energia diversa, sono due modi di essere, sono due modi diversi di costruirci. Bene, io sono arrivato alla fine. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, mi scuso a chi non ho potuto rispondere in maniera veloce. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Vi ricordo la conferenza di sabato alle ore 17, 28 giugno a Vicenza, in piazza 20 settembre 9, Ponte degli Angeli. E se qualcuno viene si presenti, così mi farà piacere anche conoscerlo.